Ferma, fermo! Sto per presentarti un'opera d'arte, una maschera che è un'opera d'arte, la famosa maschera neutra. La maschera neutra della famiglia Sartori. Un vero capolavoro, quella che trovate sui libri. Eh sì, ce l'ho qui, la sto tenendo fra le mani. E questa è quella maschile. Ed ecco quella femminile. Notate la differenza? La famiglia Sartori ad Abano Terme fa queste maschere a mano, quindi ogni maschera è unica. Sono maschere in cuoio e questo ovviamente è l'elastico per indossarle. Come puoi vedere, sul meraviglioso, liscissimo e prezioso cuoio ci sono tutti questi piccoli segni che sono tutte le singole martellate date al cuoio per raggiungere questa meravigliosa forma. Sono maschere ricercatissime in tutto il mondo. La famiglia Sartori è forse una delle più importanti del mondo di artigiani che fanno maschere. Che cos'è la maschera neutra? È un viso per l'appunto neutro che suggerisce la calma. E a cosa serve? È fondamentale per l'attore, prima di iniziare il lavoro sulle maschere di carattere, passare dalla maschera neutra. Perché questa maschera aiuta l'attore a sentire lo stato di neutralità che c'è prima dell'azione. A diventare un foglio bianco. Senti, ma se tu devi interpretare un personaggio e sei sempre te stessa o sempre te stesso, dopo un po' tutti i tuoi personaggi si assomiglieranno ed ecco che queste maschere ti aiutano a capire che cos'è trovare il neutro, il più possibile chiaramente, in te. Quando l'allievo sperimenta questo neutro di partenza, allora scoprirà che cos'è la disponibilità totale del proprio corpo. La maschera neutra mette l'attore in uno stato di disponibilità alla scoperta. Cosa sto dicendo? Che per questa maschera tutto è nuovo. È la prima volta per lei. È sempre la prima volta. Cosa vuol dire che deve essere sempre la prima volta? Ma perché se tu devi interpretare un personaggio, una sensazione, un'azione, per quel personaggio in quel momento è la prima volta che prova quella cosa. Giulietta è la prima volta che si innamora così. E quindi tutti i personaggi che tu interpreti hanno un moto di scoperta. La maschera neutra poi ti fa riscoprire la tua vita, la vita attorno a te, come un bambino. Si entra nella maschera neutra come si entra in un personaggio. La differenza è che qui non c'è personalità. Un personaggio ha dei conflitti, una storia, un passato. Qui invece non c'è passato, non c'è conflitto. E credimi, è uno studio difficilissimo che io ho fatto col mio famoso maestro giapponese. Ti ricordi? La maschera neutra si muove giusta nell'economia del gesto. Né troppo, né troppo poco. Il giusto per quello è terribilmente difficile. Ma è uno studio che devi fare. È uno studio fondamentale, è la radice della recitazione. Troppo spesso vedo allievi che quando recitano le battute le dicono, tanto per dire, ma non capiscono cosa c'è prima del dirle, perché sempre prima di dire una battuta c'è vita prima, c'è la reazione, c'è la sorpresa di quel che sta accadendo. E siccome il personaggio è sorpreso, allora parla, allora agisce. Invece spesso l'attore agisce e parla ed è freddo, finto. La maschera neutra. Un viaggio nell'essenza del teatro.